Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Eucaristia che conclude questo pellegrinaggio di questa vicaria, la sesta vicaria della diocesi, alla cattedrale dove custodita la memoria di Agapito, nostro patrono, chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, guidaci con la tua parola, perché purificati interiormente possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moira e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare il suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose, eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Camminerò alla presenza del Signore. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava.
Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto. Sta alla destra di Dio e intercede per noi. Parola di Dio. Si udì la voce del Padre: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne». Una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa,
chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo venuti sulle orme di Agapito, siamo venuti qui perché lui, questa figura bella, ci ha attirati e adesso celebriamo l'Eucaristia al termine di questo pellegrinaggio penitenziale, in questa Quaresima, e vogliamo allora riflettere innanzitutto sulla parola di Dio che la liturgia ci fa ascoltare oggi, ci ha fatto ascoltare oggi. Una parola che potremmo riassumere benissimo con le prime parole di Paolo nella seconda lettura. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Nella prima lettura abbiamo ascoltato il famoso episodio del sacrificio di Abramo. Abramo viene chiamato a sacrificare il figlio Isacco. Isacco, il figlio della promessa, questo uomo anziano a cui era stato promesso una terra, una discendenza, un figlio quindi, che però non era riuscito ad avere se non attraverso uno stratagemma con la sua schiava Agar, che aveva avuto Ismaele, ma non era quello il figlio della promessa. Dio gli fa questo dono da sua moglie, l'anziana Sara, sterile. Dio dà vita. Lui accoglie questo dono immenso, ma Dio glielo chiede, mette a prova la sua fedeltà e gli chiede di sacrificarlo a lui. E sappiamo come va. Mentre Abramo obbedisce, ascolta la voce di Dio, sale sul monte, sta per offrire il figlio, ma il suo braccio viene fermato dall'angelo del Signore. E Dio è fedele alla promessa che fa. Dio è fedele all'uomo. Dio vede che Abramo è fedele, cerca di essere fedele all'alleanza e Dio è il fedelissimo. Bravo, sei stato fedele. È tuo figlio, te lo restituisco. Adesso è tuo davvero. E Abramo offre questo sacrificio di questo ariete che trova impigliato lì in un rovo. È contento. Immaginatevi il sorriso che quest'uomo poteva avere mentre scendeva dal monte. Saliva piangendo, torna, io immagino il suo sorriso, splendente. Aveva incontrato Dio sul monte per l'ennesima volta e Dio gli aveva detto: sono fedele, ti voglio bene, la promessa che ti ho fatto la mantengo. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E così nel Vangelo, oggi è il Vangelo della trasfigurazione che ci viene presentato. C'è un altro monte dove Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Li prende con sé, li isola quasi, li porta sul monte. Il monte è il luogo del rapporto con Dio, il luogo più alto dove ci si può quasi avvicinare al cielo. E lì avviene qualcosa di diverso. Aveva appena annunziato che sì, sarebbe andato a Gerusalemme per patire, morire e poi risorgere, ma parola risurrezione, è una parola un po' difficile da capire. Anche lui patisce, anche lui passa attraverso la croce per giungere a che cosa? E dà questa consolazione ai suoi che prende con sé per incontrare il Signore. Amici, bisogna lasciarsi prendere da lui, come uno quando è innamorato si lascia prendere dalla persona che ama, perde la testa.
Bene, li prende con lui, gli fa perdere la testa i suoi discepoli, e perché abbiano un rapporto intimo con lui, forte con lui, e si trasfigura davanti a loro. Le sue vesti furono bianchissime e luminose, come più bianche di quelle che possa rendere bianco un lavandaio. È la gloria di Dio che risplende sul Figlio. E si sente la voce dal cielo: questo è il mio Figlio, l'amato, ascoltatelo. Come a dire, anche voi siete nella vita, tra le prove, nelle confessioni. Penso che abbiamo ascoltato tutti quanti un po' di croci che la nostra gente si porta, come se voi ascoltaste le nostre confessioni. Guardate che siamo tutti sulla stessa barca. La vita è una prova, non è tutta rose e fiori, magari. È una prova. Ma la fedeltà di Dio è più grande della croce, della prova che dobbiamo portare. Lui ci illumina con la sua luce. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Quindi dobbiamo andare avanti, camminare. E ci dà la soluzione per lasciarci illuminare, per lasciarci incontrare da Lui che ci vuole venire incontro, da Lui che è fedele all'uomo, da Lui che mantiene le promesse. Qual è questa soluzione da usare soprattutto in Quaresima, ma sempre? Questo è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Nell'intimità che Lui crea sul monte, lasciandoci prendere dal suo amore, dalla sua bellezza, dalla sua misericordia, ascoltiamo la sua voce. Ascoltare, che non vuol dire solo ascoltare con le orecchie, ma ascoltarla come l'ha ascoltata Abramo e come l'hanno ascoltata in tanti dopo di lui, cioè obbedendo a quella voce. Ascoltare vuol dire obbedire. La voce della parola, la voce dove Dio ancora si rivela oggi a noi, è la parola di Dio, che potremmo riassumere nel grande comandamento dell'amore a Lui e dell'amore al prossimo. Ascoltatelo, cioè mettete in pratica. Allora la luce con cui Gesù si rivela, si manifesta sul monte, che è la luce della Pasqua. Questa luce tornerà a sfolgorare il mattino di Pasqua. Questa luce che trasfigura brilla sul cuore anche dei discepoli, che scendono dal monte pieni di luce, pieni della gioia, come Abramo scendeva dal monte e sorrideva. Bene, amici, oggi questi uomini, queste donne che salgono sul monte siamo noi, Dobbiamo essere noi a salire sul monte, al posto di Pietro, Giacomo e Giovanni. Siamo noi, che il Signore chiama in disparte con sé, ci fa vedere, nonostante la nostra vita sia anche segnata da prove, che Lui non ci abbandona, che Lui è con noi. Se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Abbiamo colui che ha vinto il peccato, che ha vinto la morte, che ha vinto Satana, che ha vinto colui che ci vuole allontanare dall'amore suo, dall'amore di Dio. Noi lo dobbiamo ascoltare, e se lo ascoltiamo, un riflesso della sua gloria può splendere sul nostro volto, e noi diventiamo attraenti, diventiamo testimoni dell'amore di Dio. Siamo qui su quella che è stata la tomba che ho custodito, le reliquie di Agapito. Siamo qui sulle orme di Agapito nel 1750 del suo martirio. Agapito, perché è così amato? Perché lui aveva visto questo, aveva visto la gloria e l'ha testimoniata fino alla fine. Poteva benissimo andare dietro al mondo anche lui, andare dietro alla logica del mondo, il così fan tutti. Poteva adeguarsi a quello che gli veniva chiesto. Vai al tempio della Dea Fortuna e contribuisci ai commerci del tempio. E invece no, ha scelto qualcos'altro. Ha scelto di ascoltare Cristo. E la gloria risplendeva sul suo volto. L'ha vista questa gloria. Perché l'ha vista? Perché colui che si mette in ascolto del Signore e cerca di realizzare la sua parola vede la gloria anche in mezzo al tormento. Vi ricordate il racconto del martirio di Stefano negli Atti degli Apostoli? Stefano, primo diacono, ma anche primo martire. Stefano che predicava il Signore, questo ce l'avevano con lui, tra questi pagani che c'era un tra questi ebrei
molto decisi, molto determinati nel non accettare il cristianesimo. C'era anche Saulo, che diventerà poi Paolo, ma lui, mentre muore, vede la gloria di Dio, e mentre vede la gloria di Dio muore come Gesù, perdonando i suoi carnefici, perdonando coloro che lo lapidavano. Ricordate, no? Questo brano viene letto il giorno dopo Natale, e se si va a messa, ecco, la lettura è il martirio di Stefano. Bene, è quello che è capitato a ogni martire che muore perdonando. Il martire muore guardando in alto, guardando la gloria, la vista già nella vita, perché ha letto la parola, perché ha ascoltato, perché ha incontrato il Signore nell'Eucarestia, nella Chiesa, cammina con una prospettiva che è l'eternità, e allora può affrontare qualsiasi prova. Sa benissimo che se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Può affrontare anche il martirio, e lo affronta coraggiosamente, addirittura perdonando i suoi uccisori, come Gesù. Ecco, se siamo qui stasera è perché anche noi vogliamo allora metterci innanzitutto in ascolto, lasciarci prendere da Gesù. Amici, Gesù ci vuole tutti con sé. Mi diceva alla fine delle confessioni Don Ludovico, si sono confessati tutti, adesso io non so se tutti, metà, tre quarti. È bello questo, è un segno di desiderio di tornare a Dio con tutto il cuore. Questo desiderio continuiamo a coltivarlo dentro di noi, di tornare sempre a Lui, affinché la sua gloria splenda su di noi e questa gloria sia attraente per noi, continui a splendere sul nostro volto e la nostra vita, anche tra le prove, diventi testimonianza. Il mondo non ha bisogno di parole, ha bisogno di volti sorridenti che scendono dal monte, che escono dalle chiese, che camminano per le strade, nei luoghi di lavoro, di studio, dove viviamo tutti i giorni. Gente che ha lo sguardo in alto, puntato a Dio, non in basso, ma in alto. Noi tante volte camminiamo con lo sguardo in basso e guardiamo solo la punta dei nostri piedi e non sappiamo andare oltre. Dobbiamo guardare in alto, lasciarci illuminare dal Signore e con questa luce camminare nel mondo. Le prove ci sono, ma noi ascoltiamo la sua voce, questa parola che ci accompagna, che non ci abbandona mai. È il modo con cui hanno vissuto i santi, con il quale ha vissuto Sant'Agapito, con il quale chiediamo anche noi di affrontare tutto nella vita, con gioia, con serenità, con la sicurezza che Lui è con noi. Se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Amen. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo.
Fratelli e sorelle, chiamati a rinnovarci interiormente, chiediamo al Padre il dono dello Spirito Santo per accogliere la salvezza che scaturisce dalla Pasqua di Cristo. Diciamo insieme: ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per la nostra Chiesa prenestina, nella piena comunione con il Vescovo Mauro, dei presbiteri, diaconi, religiosi e fedeli, possa essere per il territorio in cui opera segno dell'amore del Signore e strumento di salvezza per tutti. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per la comunità locale, sappia assumere e proporre alle nuove generazioni i valori cristiani della solidarietà, della giustizia, della corresponsabilità nella ricerca impegnata di una società a misura d'uomo, così da porre rimedio ai preoccupanti fenomeni della solitudine, della prevaricazione, degli egoismi che la segnano profondamente. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché sull'esempio e con l'intercessione del Santo Martire Agapito sappiamo fare della nostra vita un dono a Dio e agli uomini, annunciando con la testimonianza e la parola il regno di Dio, senza paura e nella fedeltà al Santo Vangelo, alla Sacra Tradizione e al Magistero genuino della Chiesa. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché sappiamo proporre agli uomini di oggi, oppressi dalla frenesia dello stile di vita consumista, la consolante e luminosa esperienza dei Tabor, nella Santa Messa, dell'adorazione eucaristica, della preghiera del cuore e dell'affidamento al cuore immacolato di Maria attraverso il Santo Rosario. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché la nostra vicaria possa crescere nei vincoli di reciproco ascolto, collaborazione, servizio dei sacerdoti che la compongono, assecondando l'azione dello Spirito Santo che sempre fa unità. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché il giovane Agapito, con il suo amore a Dio e le sue scelte forti, sia un esempio per i giovani che non trovano il senso e un orientamento di vita, e con la mediazione del suo sangue, unito a quella di Cristo, possa guarire dall'apatia e dallo sconforto una gioventù ingannata dai miti dell'edonismo e del piacere fino a se stesso. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Preghiamo ancora per tutti noi, perché con il volto luminoso, perché lasciato illuminare dalla bellezza, dalla gloria di Cristo risorto, possiamo andare nel mondo, essere così attraenti. Ogni tanto mi domando perché nelle nostre chiese i giovani sono pochi, forse perché non siamo abbastanza attraenti. Certo che c'è, viviamo la religione come un dovere, dover fare alcune cose. Se viviamo tutte le opere che deve fare il cristiano come dei doveri pesanti, noiosi, se viviamo pestandoci i piedi per piccole questioncine intraparrocchiali, non attireremo nessuno. Chiediamo invece di pensare alla grande, guardando in alto, come hanno fatto i martiri, che hanno affrontato qualsiasi cosa camminando, guardando in alto, e così hanno attirato tanti. Ancora siamo qui dopo tanti anni a ricordare Agapito, a ricordare i santi, ma a ricordare quello che è la radice della nostra fede cristiana, la passione e morte di Gesù, che donando la vita ci ha dato il suo amore. Ecco, per questo preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. E preghiamo in particolare ancora perché il Signore conceda alla nostra Chiesa sante vocazioni al sacerdozio, alla vita matrimoniale, al diaconato, alla vita missionaria, al volontariato cristiano. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Padre di infinita misericordia, che riversi nel nostro cuore la carità di Cristo, rendici capaci di portare ogni giorno il giogo della croce
che tu trasformi nel giogo leggero e soave dell'amore, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questa offerta, Padre misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Amen. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della sua morte, sul Santo Monte manifestò la sua gloria e, chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità cantando l'inno di lode. Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione, la tua vita.
celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mauro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Agapito Martire e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con tutti voi.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato. L'Eucaristia sarà distribuita su 4 punti, 2 davanti all'altare maggiore. Un sacerdote sarà in fondo alla basilica e un altro davanti al battistero, così da servire le persone che stanno nella navata sinistra. Il corpo è il sangue di Cristo. Amen. Il corpo è il sangue di Cristo. Amen.
preghiamo. Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri vogliamo renderti grazie, o Signore, perché noi, ancora pellegrini sulla terra, fai pregustare i beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Vorrei ringraziare tutti, prima di un'ultima preghiera che faremo insieme, ringraziare tutti per la presenza, a partire dai parroci, viceparroci che hanno accompagnato i loro fedeli, per voi che siete presenti, avete animato in tutti i modi col servizio liturgico, con il canto, adesso, prima, con la vostra presenza, con l'aiutarci insieme a camminare insieme della Chiesa, è questo. Pensate com'è bello stare insieme e aiutarci gli uni gli altri a camminare insieme dietro il Signore. E quindi grazie, grazie. Ripartiamo da qui col desiderio di portare quello che abbiamo vissuto stasera nella confessione, nell'Eucarestia, nello stare insieme, nel camminare insieme per la città, anche se un breve tratto, come impegno a vivere una vita in pellegrinaggio continuo verso il Signore, in cammino di conversione continua, di ricerca e di accoglienza del suo perdono, di lode, di liturgia, che è un anticipo della liturgia del cielo. Grazie al vicario Forano, che è anche parroco, che è tutto qua, va bene, e ai nostri seminaristi, e speriamo di vedere un numero sempre più allargato, preghiamo per questo. Dato che ci siamo, vi do anche tre avvisi brevissimi. Il primo, alla fine di luglio e primi di agosto, dal 29 luglio al 3 agosto, avremo il pellegrinaggio a Kreuznuster in Austria, dove è la tomba di Sant'Agapito, dove sono custodite le reliquie. Faremo un viaggio che passerà da altri luoghi molto significativi. Passeremo da Padova, Sant'Antonio, Aquileia, arriveremo là, poi Dachau, tornando indietro, Monaco, e quindi torneremo poi da Verona, e torneremo poi da lì e arriveremo a Palestrina. Certamente non costa poco, lo so, sono 990 euro il pellegrinaggio, però se si va in vacanza una settimana a fare un tour per l'Europa così, in genere si spende anche di più. Allora, tutti siete invitati a partecipare, però bisogna dare le iscrizioni massimo entro la settimana santa, perché stiamo già sforando con i termini di prenotazione. Tutti invitati, se qualcuno poi ha delle difficoltà ne parliamo insieme. Quindi, però, se qualcuno ci tiene tanto, ecco, purché ci tenga, io credo che sia anche un momento bello per fare fraternità. Ci saranno preti, suore, famiglie, laici di varie età, non sarà un pellegrinaggio difficile dal punto di vista del camminare, cammina il pullman e noi ci stiamo sopra, però sarà interessante condividere anche questa esperienza insieme. Prima invece avremo la sera del 19 marzo, San Giuseppe, alle 18.45, ci sarà una conferenza molto interessante sui nuovi martiri qui in cattedrale. Siamo nell'anno di Sant'Agapito e sarà con noi il rettore della chiesa di San Bartolomeo all'Isola a Roma, che il Papa Giovanni Paolo II volle farla diventare la chiesa memoriale dei nuovi martiri. Martiri c'erano allora, ma ci sono anche ad oggi. Papa Francesco lo ricorda sempre, più di quelli dei primi secoli della Chiesa. Quindi sarà interessante. E il 22 marzo, invece alle 20.30 mi pare, ci sarà una liturgia penitenziale per tutti i giovani della diocesi, che arriveranno poi gli inviti, come abbiamo fatto noi oggi tutti quanti, faremo anche solo per i giovani un momento di liturgia penitenziale quaresimale. Credo di aver detto tutto, poi ci concluderemo l'anno il 17 e il 18 agosto, e vi dico già che il 18 agosto mattina, il 17 sera, in mezzo ai tornei, a tutti i prenestini vestiti di tutti i colori, no? Vabbè, lì celebro io la messa e così ce la giochiamo in casa. Invece la mattina dopo il pontificale,
che concluderà l'anno di Sant'Agapito sarà con il cardinale Enrico Ferrucci, che è stato parroco a Roma, cardinale adesso al Divino Amore, e lo invitato e viene volentieri. E quindi ascolteremo questo cardinale che ha tanta esperienza pastorale. Abbiamo detto tutto? Sì. Allora adesso insieme concludiamo con la preghiera a Sant'Agapito e poi la benedizione, e grazie ancora a tutti. Anche al coro che ha cantato molto bene, sia adesso che anche prima, ma coro della Sacra Famiglia. Bene, insieme. Ti rendiamo grazie e ti lodiamo, Padre, per il santo martire Agapito, amato da te, maturo nella mente e nel cuore, benché giovane d'età, ti ha fatto dono generoso e totale della vita, rinunciando ad ogni umana fortuna. Davanti alle prove non esitò a imitare Gesù e, ponendo in lui ogni speranza, affrontò la morte per l'amore. Avvolto ora nella candida veste dei martiri, loda coi santi l'agnello che ha vinto la morte e intercede per noi, che lo invochiamo patrono e vogliamo imitarlo nella coerente vita di fede e di rinuncia a tutte le seduzioni del male e del peccato. Conservaci, o Padre, la grazia che ci hai dato nel sangue del tuo Figlio, e donaci abbondante il tuo Spirito che ci sorregga nella speranza e ci infiammi di carità. E tu, Sant'Agapito, continua a esserci amico, sostienici davanti alle lusinghe che ci allontanano da Dio, affinché con te giungiamo a godere in paradiso la luce dell'agnello che risplende in eterno. Amo. Il Signore sia con voi. Benedici sempre i tuoi fedeli, o Padre, poiché aderendo al Vangelo del tuo Figlio unigenito possano desiderare e raggiungere la gloria manifestata agli Apostoli in tutta la sua bellezza, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie.